dottor Palmas, un altro caso di denti fissi con sistema bocca bionica, questo è un caso veramente speciale. Perché? Perché partivamo da una situazione grave per una donna giovane che apparentemente è semplicemente un sorriso spento, un sorriso giallastro, scuro, storto, consumato, ma in realtà questa era una giovane paziente che portava una protesi mobile, una dentiera. Era stata dal dentista, gli erano stati promessi denti fissi, in realtà gli era stata fatta una dentiera che poggiava sopra impianti dentali con una barra. La piorrea in basso è galoppata, è andata avanti e ha intaccato anche gli impianti dentali della paziente. Questa è una situazione che vedo spesso, che si ripete. Protesi incongrue da anziano che vengono fatte a dei pazienti giovani, pazienti che hanno ancora 30-40 anni di vita davanti. Quando il dentista costa caro, meglio guardare altrove piuttosto che accettare un compromesso, perché poi quello che succede è che si va incontro alla perdita completa della dentatura, come in questo caso, perché non rimangono più soldi per curare la bocca e mantenerla. Abbiamo proceduto alla chirurgia, qua erano tutti i denti da rimuovere, messo dei provvisori. Questo è il tipo di chirurgia che è stato eseguito, impianti convenzionali nella parte superiore, parte anteriore. Abbiamo bypassato le zone di svitamento degli impianti che erano stati posizionati, che tra l'altro erano in infezione, e abbiamo anche evitato le zone di vuoto dei seli mascellari. Nella parte inferiore abbiamo messo tutti gli impianti dentali che avrebbero retto la nuova arcata, sopra abbiamo bypassato i seli mascellari con due impianti speciali pterigoidei e su di questi abbiamo messo le arcate provvisorie. Questa è la RX prima e dopo. L'ATAC 3D sulla sinistra ti mostra gli impianti in espulsione, le radici tutte con infezioni. Sul lato destro vedi gli impianti pterigoidei posizionati e gli impianti convenzionali nella parte anteriore, oltre che gli impianti convenzionali in mandibola. A questo punto abbiamo eseguito un design di quello che avremmo voluto realizzare come forme dentali. Abbiamo ottenuto così un'idea comunicativa con la paziente di quello che avremmo voluto realizzare. Abbiamo a questo punto testato con delle stampanti di plastica, delle stampanti che stampano la plastica, dei denti provvisori per verificare semplicemente dove sarebbero andati a finire i denti. Abbiamo verificato con le fotografie la composizione dentale e a questo punto abbiamo creato i nuovi denti. Quelli che vedi sono due linee superior, denti in zirconio. C'è una foto in particolare dove vedi come lo zirconio sia separabile dalla protesi. Infatti c'è una struttura in titanio che regge lo zirconio deve essere separato, i denti separati. In caso di problemi noi possiamo andare a sostituire i singoli denti. Una volta che viene testato e verificata che l'arcata abbia l'occlusione corretta, a quel punto lo zirconio viene poco prima di essere posizionata l'arcata in bocca, viene unito lo zirconio alla barra di titanio. Questo è il risultato finale dei denti candidi, dei denti squadrati, come del resto è squadrata la mandibola, dei masseteri, muscoli masseteri molto pronunciati, l'effetto madreperla della luce che colpisce sulle superfici dello zirconio, canini e premolari rotondi, femminili, viso molto bello, con un sorriso che rappresenta e dà giustizia alla bellezza del viso. Le labbra mediamente grosse, questo è il display del sorriso con sopra la saliva. Ti ricordo che le proprietà ottiche dello zirconio e dei compositi vengono poi esaltate dalla saliva, i denti non sono mai asciutti. Nota come le superfici dei denti sono iperrealistiche, come sono stati simulati le superfici dei denti, per questo appaiono poi così naturali, anche visti da vicino nessuno potrà mai dire che questi sono dei denti artificiali, delle protesi. La linea di passaggio tra la gengiva artificiale e quella naturale viene nascosta sotto le labbra, l'occlusione viene bilanciata con l'intelligenza artificiale, così abbiamo i contatti perfetti tra arcata superiore e inferiore. Nota la trasformazione del viso tra la prima e la seconda foto. Nella prima spesi tanti soldi nel suo paese per avere una dentiera storta sopra impianti con la piorrea che poi ha dovuto togliere.
Nel secondo caso, dottor Palmas, denti fissi con sistema bocca bionica, denti ricreati partendo da scansioni di denti reali, denti perfetti che vengono scansionati e riprodotti con i robot. E non dimenticare, una copia di backup di questi denti è disponibile in cloud. In caso di problemi, la paziente potrà sempre contare sulla copia di salvataggio di questi dati digitali. Ogni singolo dente è presente nei nostri server in 3D.